E buonasera, allora siamo in diretta, come state? Si vede e si sente bene? Dovrebbe, eh? Allora, vediamo un po', io intanto aspetto i vostri commenti per avere questa risposta come al solito Allora, intanto, eh, allora, aspettate, ok Allora, io dal mio telefono vedo e sento correttamente, fatemi sapere se anche per voi è così allora, intanto, eh, prima di continuare con la lettura dell'Hobbit, in apertura vi lancio una, una notizia allora, Vedo dei saluti con scritto sì sì, ok, benissimo Per dovere di cronaca, dicevo, eh, vi, ci tengo a riportarvi una notizia Che Steven Zonzi ha rescisso il suo contratto con la Roma e si è accasato all'Al-Kahir, qualcosa Club Catariota e la Roma risparmia 5 milioni circa Notizia di calciomercato così po postuma diciamo però ecco per dovere di cronaca ve la volevo riportare e per condividere eh, la mia gioia con altri tifosi della Roma eventuali qui in live eh, detto ciò eh, appunto possiamo spostarci qui sulla nostra schermata eh, con Gandalf e io eh, riprenderei subito la lettura perché eh, siamo mh, abbiamo cominciato la live alle 18.20 e mh, insomma eh, per penso che oggi la concluderemo per le 19 come al solito e ieri ci siamo lasciati eh, per chi eh, se lo fosse dimenticato per chi non fosse in live ieri non fosse stato in live ieri eh, ieri ci siamo lasciati con Bilbo, Gandalf e la nostra compagnia insomma la nostra compagnia di Nani che sono arrivati a casa di Beorn e Bilbo si è appena addormentato E si è appena addormentato Sì. e riprendiamo da qui era mattino inoltrato quando si svegliò. Uno dei nani era caduto addosso, eh, gli era caduto addosso nell'oscurità in cui giaceva ed era rotolato con un rumore sordo giù dalla piattaforma e sul pavimento. Era Bofur e si stava lamentando quando Bilbo aprì gli occhi. Alzati, poltrone, disse Bofur, o non troverai più niente per far colazione. Bilbo saltò su. Colazione? gridò. Dov'è la colazione? <coughs> per lo più nelle nostre pance, risposero gli altri nani che si muovevano per la sala. Ma quello che rimane sta fuori sulla veranda. Abbiamo cercato Beorn eh, da quando è sorto il sole, ma di lui non c'è traccia in nessun posto, anche se abbiamo trovato la colazione pronta appena siamo usciti. Dov'è Gandalf? domandò Bilbo, scappando a, a gran velocità in cerca di qualcosa da mangiare. Oh! In giro, da qualche parte? gli risposero, ma non ci fu segno di Gandalf per tutto il giorno, fino a sera. Proprio prima del tramonto egli entrò nella sala dove Luobit e i nani stavano cenando, ancora una volta serviti dai favolosi animali di Beorn. Di Beorn non avevano più notizie dirette o indirette dalla notte prima, e la cosa li stava mettendo in imbarazzo. Dov'è il nostro anfitri anfitrione e dove sei stato tu tutto il giorno? gridarono tutti. Una domanda per volta e nessuna prima di cena. Non ho mangiato neanche un boccone da quando ho fatto colazione. Infine Gandalf spinse via il piatto e, eh, via piatto e boccale. Aveva mangiato due enormi filoni di pane con una montagna di burro, miele e fiocchi di crema di latte e bevuto almeno, e bevuto almeno un litro di idromele. E tirò fuori la pipa. Risponderò prima alla seconda domanda, disse. Ma che bellezza! Questo sì che è un passo splendido per fare anelli di fumo! E così per un bel po' non riuscirono a cavargli fuori nient'altro. Occupato com'era a lanciare in aria anelli di fumo che andavano ad attorcigliarsi intorno ai pilastri della sala, trasformandoli in una varietà di forme e colori. E facendoli poi fluttuare in maniera che si rincorressero a vicenda fuori dal buco sul tetto. Sul tetto. Chissà che strano effetto vederli dall'esterno apparire nell'aria così all'improvviso: uno dopo l'altro, verdi, blu, rossi, argentei, gialli, bianchi, bianchi, grandi, piccoli, piccoli che si infilavano dentro i grandi, disegnando degli otto. E tutti che sentivano, e tutti che, che svanivano come uno stormo di uccelli in lontananza. Sono stato sulle tracce degli orsi, disse infine lo stregone. La notte scorsa deve esserci stata, qui fuori, una delle riunioni periodiche degli orsi. Non ci ho messo molto a capire che Beorna non poteva aver fatto da solo tutte quelle orme. Ce n'erano di gran lunga troppe, e inoltre erano di varie dimensioni. Direi che c'erano orsi piccoli, orsi grandi, orsi normali e orsi giganteschi, tutti a danzare lì fuori, dal calare delle tenebre, fin quasi all'alba. Venivano da quasi tutte le direzioni, tranne da Occidente, al di là del fiume, dalle montagne. Da quel lato c'era solo una serie di impronte, nessuna che ne provenisse, solo impronte che si allontanavano da qui. Le ho seguite fino alla Carrock. A quel punto sparivano nel fiume, ma l'acqua dietro alla roccia era troppo profonda e la corrente troppo forte perché potessi attraversare. Come ricorderete, è abbastanza facile arrivare alla Carrock da questo lato passando per il Guado, ma dall'altra parte c'è un dirupo che si erge sopra un'ansia turbinosa ho dovuto camminare per varie miglia prima di trovare un posto dove il fiume fosse abbastanza largo e basso perché potessi attraversarlo a nuoto, e poi tornare di nuovo indietro per altrettante miglia prima di ritrovare le tracce. A quel punto era troppo tardi per poterle seguire a lungo. Puntavano in direzione del Bosco di, del bosco di Pini sul lato orientale delle montagne nebbiose, dove abbiamo fatto la nostra bella festicciola coi mannari due notti fa. E adesso credo di avere risposto anche alla vostra prima domanda, concluse Gandalf, e, rim e rimase a lungo seduto in silenzio. Bilbo credette di capire a cosa alludesse lo stregone. Cosa dobbiamo fare? gridò. Se porta qua giù tutti i mannari e tutti gli orchi, saremo catturati e uccisi tutti quanti. Sbaglio, avevi detto che non era loro amico? Infatti, non fare lo stupido. «È meglio che te ne torni a letto, hai il cervello ancora addormentato!» Lo Hobbit si sentì alquanto avvilito, e poiché pareva che non ci fosse altro da fare, andò a letto, e, mentre i nani, si stavano, ancora, stavano, mentre i nani stavano ancora cantando, si addormentò, continuando a spremersi la testolina riguardo a Beorn, per poi ritrovarsi a sognare centinaia di orsi neri che intrecciavano danze che intrecciavano danze lente e pesanti tutti intorno al cortile, al chiaro di luna. Poi si risvegliò quando tutti gli altri dormivano e sentì ancora una volta lo stesso grattare, strisciare, ansimare e ringhiare della notte prima. La mattina dopo furono svegliati tutti da Beorn in persona. «Così, eccovi ancora qua!» egli disse. Tirò su lo Hobbit e rise. Senza essere stati ancora mangiati dai mannari o dagli orchi o da orsi malvagi, mi pare. E dette un colpetto sul panciotto del signor Baggins co con pochissimo rispetto. Il coniglietto sta ridiventando bello grasso a forza di pane e miele, sogghignò. Venite a mangiarne un altro po'. Così andarono tutti a far colazione con lui. Beorn era decisamente allegro, una volta tanto. Anzi, anzi... Era proprio di ottimo umore e li fece ridere tutti con le sue storielle buffe, e non ebbero da aspettare troppo, chiedendosi dove mai, dove mai fosse stato o perché fosse così gentile con loro, perché lo disse lui stesso: era andato oltre il fiume e poi direttamente sulle montagne, dal che potete immaginare a quale velocità potesse viaggiare, se non, alt se non altro in forma di orso. Vedendo la radura dei lupi tutta bruciata, aveva presto appurato che quella parte della loro storia era vera, ma aveva appurato anche qualcosa di più. Infatti, aveva catturato un mannaro e un orco che girovagavano nei boschi. Da essi aveva avuto notizie: le pattuglie degli orchi stavano ancora dando la caccia ai nani, insieme ai mannari, infuriati a causa della morte del grande orco e anche per il naso bruciato del capo dei lupi e per la morte di molti dei suoi principali servitori, provocata dal fuoco dello stregone. Ecco cosa gli avevano detto quando eh, li aveva costretti, ma aveva anche intuito che qualcosa di più malvagio bolliva in pentola, e che presso nelle terre all'ombra delle montagne ci sarebbe stata una grande incursione dell'intero dell esercito degli orchi con i loro alleati lupi, per trovare i nani o per vendicarsi sugli uomini e sulle creature che vivevano lì. Già che pensavano che li stessero proteggendo. Era proprio una bella storia, la vostra, disse Beorn. Ma mi piace ancora di più adesso che sono sicuro che è vera. Dovete perdonarmi se non ho creduto alla vostra parola. Se viveste vicino al limitare del bo di, bo di bosco tetro, non, non credereste alla parola di nessuno che non conoscete bene quanto vostro fratello, se non meglio. Sta di fatto che posso solo dire di essere tornato a casa di corsa, più velocemente possibile, per accertarmi che foste al sicuro e per offrirvi di aiutarvi come posso. Io in futuro avrò un'opinione migliore dei nani. Ucciso il grande orco? Ucciso il grande orco? Sugghignò tra sé. Cosa hai fatto dell'orco de e del mannaro? domandò Bilbo all'improvviso. Vieni a vedere, disse Beorn ed essi lo seguirono attorno alla casa. La testa di un orco era infilata su un palo fuori dal cancello e dietro c'era una pelle di lupo inchiodata a un albero. Beorn era un nemico feroce, ma adesso era loro amico e Gandalf ritenne saggio raccontargli l'intera storia e il motivo del loro viaggio, così da poter approfittare di tutto l'aiuto che Beorn fosse in grado di offrire. Ciao Francesco, è un piacere vederti in chat. Scusa ma sto leggendo a ritmo serrato e la chat la controllo poco. Comunque no, ciao anche a te, è molto eh, bello vederti in chat. Questo fu quanto Beorn promise di fare. Per il loro viaggio verso la foresta avrebbe dato un pony a ciascuno e un cavallo a Gandalf e li avrebbe, avrebbe caricati tutto il cibo sufficiente per settimane, se amministrato con cura e imballato così da poter essere trasportato più facilmente possibile. Noci, farina, barattoli di frutta secca sigillati, rosse pignatte, rosse pignatte piene di miele e dolci biscottati che sarebbero durati a lungo, piccole quantità dei quali sarebbero bastate a sostenerli per lunghi tratti di strada. La ricetta di quelle gallette era uno dei suoi segreti, ma contenevano miele, come la maggior parte del suo cibo ed erano buone da mangiare, anche se facevano venire sete. Disse che non avrebbero avuto bisogno di trasportare acqua da quel lato della foresta, poiché c'erano rivi e sorgenti lungo il cammino. Ma la vostra strada attraverso bosco tetro è scura, pericolosa e difficile, aggiunse. Non è facile trovarvi né acqua né cibo, non è ancora la stagione delle noci, anche se in verità potrà essere arrivata e passata prima che la raggiungiate l'altra la... parte del bosco. L'altra parte del bosco e le noci sono più o meno le sole cose buone da mangiare che crescono là dentro. Tutto il resto è selvaggio, oscuro, strano, feroce. Vi fornirò di otri per portare l'acqua e vi darò anche archi e frecce. Ma dubito, ma dubito molto che qualsiasi cosa troviate dentro bosco tetro sia abbastanza salubre da essere potabile o commestibile. <coughs> So che lì c'è un corso d'acqua, nero e turbinoso, che attraversa il sentiero. Non dovete né bere né fare il bagno. Ho sentito dire, infatti, che le sue acque sono magiche e danno sonnolenza e oblio. E nelle cupe e ombre di quel posto non credo che, che possiate cacciare niente, eh, che cacciare niente, salubre o non salubre, senza allontanarvi dal sentiero. E questo non dovete farlo, per nessun motivo. Questi sono tutti i consigli che posso darvi. Oltre il limitare della foresta, non posso aiutarvi molto. Dovrete contare sulla vostra fortuna, sul vostro coraggio e sul cibo che vi do. Devo chiedervi di rimandarmi il cavallo e i poni appena, i poni appena sarete giunti alle soglie della foresta. Ma vi auguro ogni bene, e sappiate che la mia casa è sempre aperta per voi, se mai doveste ripassare da queste parti. Ovviamente lo ringraziarono con molti inchini e sventolamenti di cappuccio e con molti al vostro servizio, o signore delle vaste sale di legno. Ma il loro morale era molto meno alto dopo le sue gravi parole ed essi sentivano tutti che l'impresa era di gran lunga più pericolosa di quanto avessero pensato. E, anche ammesso che avessero superato i pericoli lungo la strada, ci sarebbe, stato, ci sarebbe sempre stato il drago ad aspettarli alla fine del viaggio. Per tutta la mattina furono indaffarati nei preparativi. Poco dopo mezzogiorno eh, mangiarono per l'ultima volta con Beorn e dopo pranzo montarono sulle cavalcature che gli aveva prestato. E, salutandolo con molti, addi con molti addii, uscirono dal cancello a buona andatura. Appena lasciate le alte siepi a est delle sue terre cintate, puntarono a nord per poi piegare verso nord-ovest. Nord scusate. Seguendo i suoi consigli non si diressero più verso la strada principale che portava alla foresta passando a sud del suo territorio. Se avessero passato il valico pre prescelto in origine, il sentiero li avrebbe condotti a un rivolo che scendeva dalle montagne per affluire nel grande fiume, diverse miglia a sud della Carrock. In quel punto c'era un guado profondo che sull'altra riva una una pista che portava al limitar del bosco e all'inizio della vecchia strada della foresta. <coughs> Ma Beorn li aveva avvertiti che ora quella via veniva spesso usata dagli orchi, mentre la strada, come aveva sentito dire, era piena di erbacce e caduta in, in disuso all'estremità orientale, e portava a paludi impraticabili dove i sentieri si erano persi da tempo. Da tempo. Lo sbocco orientale, comunque, era sempre stato molto a sud rispetto alla montagna solitaria, così che quando fossero arrivati dall'altra parte della foresta, avrebbero dovuto fare un lungo e difficile cammino verso nord. A nord della Carrock, il margine di Bosco Tetro si, avvi si avvicinava alle sponde del Grande Fiume e, benché da quella parte le montagne non fossero molto distanti. Beorn aveva consigliato di optare per quel percorso. Infatti, a un certo punto, raggiungibile a cavallo in pochi giorni, si apriva un sentiero poco conosciuto che attraverso bosco tetro portava quasi direttamente ai piedi della montagna solitaria. Gli orchi, aveva detto Beorn, non oseranno né attraversare il grande fiume per un centinaio di miglia a nord della Carrock né avvicinarsi a casa mia, è ben protetta di notte. Ma vi conviene cavalcare in fretta, perché se decideranno, di far... se decideranno di far presto la loro incursione, attraverseranno il fiume a sud e batteranno tutto il margine della foresta, così da tagliarvi fuori, e i mannari corrono più veloci dei poni. In ogni caso sarete, in ogni caso, sarete al sicuro andando a nord, anche se vi sembrerà di tornare più vicini alla loro roccaforte. Questo, infatti, è ciò che meno mie... si aspettano. E saranno loro a dover cavalcare più a lungo per prendervi Via, adesso, più in fretta che potete Un secondo eh, Allora, quattro pagine abbiamo finito, eh Questa è la ragione per cui cavalcarono in silenzio Galoppando dovunque il terreno fosse erboso e soffice Con le montagne scure alla loro sinistra E in lontananza la linea sempre più vicina del fiume coi suoi alberi quando erano partiti il sole si era appena volto a occidente e fino a sera indugiò dorato sulla campagna intorno a loro. Preferivano non pensare agli orchi che li inseguivano e, e, quando ebbero messo molte miglia tra sé e la casa di Beorn, cominciarono a parlare e a cantare di nuovo e a dimenticare l'oscuro sentiero della foresta davanti a loro. Ma a sera, quando scese il crepuscolo e le vette delle montagne si stagliavano cupe e minacciose nella luce del tramonto, si accamparono e misero, misero delle sentinelle. E la maggior parte di loro dormì male facendo sogni in cui risuonavano gli ululati dei lupi famelici e le grida degli orchi. Al mattino seguente, l'alba fu di nuovo vivida e bella. Intorno a loro si era alzata una nebbiolina quasi, quasi autunnale e l'aria era gelida. Presto però a oriente si levò, si levò rosso il sole e le nebbie svanirono e, mentre le ombre erano ancora lunghe, essi ripresero il cammino. Cavalcarono così per altri due giorni e per tutto il tempo non videro nulla tranne erba, fiori, uccelli, alberi sparsi qua e là e, di tanto in tanto, mandri di cervi rossicci che bruciavano o a mezzogiorno sedevano all'ombra. Qualche volta Bilbo vedeva le corna dei maschi spuntare dall'erba alta e sulle prime pensava che fossero rami secchi. La terza sera erano così ansiosi di far presto, che seguendo il, il consiglio di Beorn di raggiungere il sentiero della foresta il quarto giorno di buon'ora, che continuarono a cavalcare anche dopo il crepuscolo e nella notte sotto la luna. Mentre la luce svaniva, a Bilbo parve di vedere in lontananza, a volte sulla destra, a volte sulla sinistra, la sagoma scura di un grosso orso che avanzava furtivamente nella stessa direzione. Ma appena osava accennare a Gandalf, lo stregone diceva soltanto: Sss! non ci badare! L'indomani partirono prima dell'alba, anche se la loro notte era stata breve. Appena ci fu luce, cominciarono a vedere la foresta avvicinarsi come, come per venire il loro incontro o per fronteggiarli come un muro nero e minaccioso. Il terreno cominciò a salire, e allo hobbit parve che su di loro cominciasse a calare il silenzio: gli uccelli cantavano meno e non si sentiva più nessun cervo. Erano spariti perfino i conigli. Verso il pomeriggio, raggiunte le prime propaggini di, bos di bosco tetro, si riposarono, quasi sotto i si, ri si riposarono quasi sotto i grossi rami sporgenti degli alberi più esterni. I tronchi erano grossi e nodosi, i rami contorti, le foglie scure e, e lunghe. L'edera gli cresceva attorno e correva lungo il terreno. Ebbene, questo è bosco tetro, disse Gandalf. La foresta più grande del mondo settentrionale. Spero che il suo aspetto vi piaccia. Ora dovete rimandare indietro questi eccellenti poni che avete preso in prestito. I nani cominciarono a brontolare che non volevano farlo, ma lo stregone disse che sarebbe stato da sciocchi. Beorna non è così lontano come, sembra come sembrate pensare, e vi conviene comunque tener fede alla vostra promessa, perché può essere un nemico spietato. Gli occhi, del gli occhi del signor Baggins sono più acuti dei vostri. Se non avete visto ogni notte, dopo che faceva buio, un grosso, orco, un, grosso, un grosso orso avanzare con noi o sedere in lontananza al chiaro di luna, sorvegliando il nostro accampamento. E non solo per proteggervi e guidarvi, anche per tenere d'occhio i poni. Beorn può esservi amico, ma ama i suoi animali come figli. Non potete immaginare quanta gentilezza abbia mostrato lasciando che dei nani li montassero per andare così lontano e così in fretta. Ne potete immaginare cosa vi succederebbe se cercaste di portarli, di portarli nella foresta. E il cavallo, allora? disse Torin. Non hai detto che glielo rimanderai. No, perché non intendo rimandarglielo. E la tua promessa? Allora, a questo penso io. <coughs> Scusate? <coughs> a questo penso io. Non gli rimando il cavallo, glielo riporto. Allora capirono che Gandalf stava per lasciarli proprio sul limitare di bosco tetro e si disperarono. Ma nulla di ciò che dissero riuscì a fargli cambiare idea. Ne abbiamo già parlato quando siamo arrivati alla Carrock, disse. Discutere non serve a niente. Come, come vi ho detto, ho degli affari importanti da sbrigare giù a sud. Ho degli affari importanti da sbrigare giù a sud, e sono già in ritardo per aver perso tempo con voi. Potremmo ritrovarci prima che tutto sia finito, ma ovviamente potrebbe anche non succedere. Dipende dalla vostra fortuna, dal vostro coraggio e dal vostro buonsenso. Mando con voi il signor Baggins. Vi ho già detto che è più in gamba di quanto immaginiate e tra non molto ve ne accorgerete da soli. Perciò coraggio, Bilbo, e non fare quella faccia triste. Coraggio, Torin e compagnia. Questa è la vostra spedizione, dopo tutto. Pensate al tesoro che troverete e dimenticate la foresta e il drago, almeno fino a domattina. <coughs> Scusate? Quando il domattina arrivò, Gandalf ripeté le stesse cose: così ora non era rimasto altro da fare che riempire gli otri a una limpida sorgente che trovarono vicino all'entrata della foresta e scaricare i poni. Distribuirono il carico il più equamente possibile, anche se a Bilbo sembrava che la sua parte fosse terribilmente pesante, e non gli andava l'idea di dover arrancare per miglia e miglia con, con tutta quella roba sulla schiena. Non ti preoccupare, disse Torin. Ben presto diventerà fin troppo leggero. Immagino che tra non molto rimpiangeremo di non, aver, di non avere fardelli più pesanti quando il cibo comincerà a scarseggiare. Infine salutarono i pony, che voltarono la testa e si avviarono verso casa. Trotterellarono trotterellarono via allegramente, con l'aria d'essere essere assai contenti di puntare la coda verso l'ombra di bosco tetro. Mentre si allontanavano, Bilbo avrebbe potuto giurare che qualcosa di simile a un orso si staccasse dall'ombra degli alberi e caracollasse veloce dietro di loro. Ora che Gandalf disse addio, Bilbo sedeva per terra sentendosi molto infelice e rammaricandosi di non essere accanto allo stregone sul suo alto cavallo. Dopo colazione, una ben misera colazione, aveva fatto qualche passo nella foresta e gli era parso che lì dentro fosse tutto buio e misterioso, di mattina non meno che di notte. Una sensazione come di allarme e di attesa, aveva sussurrato tra sé e sé. Addio! disse dunque Gandalf a, disse dunque Gandalf a Thorin. E addio a voi tutti! Addio! Adesso la vostra strada va dritta attraverso la foresta. Non allontanatevi dal sentiero. Se lo fate, c'è una possibilità su mille che lo ritroviate di nuovo e usciate, e usciate da bosco tetro. E in tal caso non credo che io, o nessun altro, possa più rivedervi. Ma dobbiamo proprio attraversare la foresta? si lagnò. L'hobbit. Certamente, disse lo stregone. Se volete arrivare dall'altra parte. O la attraversate o abbandonate la vostra ricerca. E non ti permetterò di fare marcia indietro proprio adesso, signor Baggins. Mi vergogno di te per averlo pensato. Devi badare a tutti questi nani invece mia, aggiunse ridendo. Ma no, ma no, disse Bilbo. Non volevo dire questo. Volevo dire, non c'è un modo per aggirarla? C'è se vi va di fare circa 200 miglia in più andando a nord e il doppio andando a sud ma non trovereste un sentiero sicuro nemmeno in quel caso ricordatevi che ora siete al confine delle terre selvagge e che e che e che dovunque andiate vi, aspetti, vi aspettano sorpresine di ogni genere prima di riuscire ad aggirare il bosco tetro da nord vi trovereste in mezzo alle voragini delle montagne alle voragini delle montagne delle montagne grigie che pullulano di orchi, orconi e orcacci della peggior specie. E prima di riuscire ad, aggir ad aggirarlo, a, a, di aggirarlo a sud, vi trovereste nel sulle terre del necromante e nemmeno tu, Bilbo, hai bisogno che ti raccomandi le storie che di, raccon di racconti eh, hai bisogno che ti racconti le storie che si narr narrano su quel nero stregone. Non vi consiglio di avvicinarvi in alcun modo ai luoghi sorve sorvegliati dalla sua torre scura. Rimanete nel sentiero e nella foresta, tenete alto il morale e, con un'enorme dose di fortuna, forse un giorno riuscirete a venire fuori da e vedrete le lunghe paludi stendersi sotto di voi e al di là di esse, alta a oriente, la montagna solitaria dove vive il buon vecchio Smaug, sebbene mi auguri che non stia aspettandovi. Certo che stai, certo che stai facendo proprio di tutto per tranquillizzarci, Br brontolò Rottorin. Addio, se hai davvero deciso di non venire con noi, allora è meglio che te ne vada senza, senza perdere altro tempo in chiacchiere. Addio, allora, e addio un'ultima volta. Scusate, disse Gandalf e girato il cavallo si allontanò al galoppo verso occidente ma non poter resistere alla tentazione di avere l'ultima parola poco, pri poco prima di essere troppo lontano si girò e facendo conca con le mani davanti alla bocca, alla bocca li chiamò essi udirono la sua voce raggiungerli fiocamente addio fate i bravi state in guardia e non lasciate il sentiero <coughs> Scusate, poi spronò il cavallo e presto svanì alla vista. Arrivederci e vattene! Grugnirono i nani, tanto più arrabbiati in quanto erano davvero sgomenti all'idea di averlo perso. Adesso cominciava la parte più pericolosa di tutto il viaggio. Ciascuno si mise in spalla il pesante fardello e l'otre con la propria razione, con la propria razione d'acqua. Tutti volsero la schiena alla luce, alla luce che inondava le terre là fuori e si tuffarono nella foresta. E, era la e questa era la seconda parte del settimo capitolo dell'Hobbit, eh, uno strani alloggi. Allora, ehm, intanto mi farebbe piacere eh, avere un vostro pensiero su questa seconda parte, insomma su quanto abbiamo letto oggi. E allora intanto... Oggi, come abbiamo detto, abbiamo un'illustrazione sola e che è questa qui. Ve la faccio vedere nel mentre. Eh, aspettate che. Ok, che penso sia sì, il limitare della foresta, il limitare di bosco tetro. Bene, e allora, detto ciò, nel mentre che aspetto i vostri commenti, vi dico che il prossimo capitolo che dobbiamo leggere, Dello Hobbit, parliamo, è l'ottavo capitolo per l'appunto ed è intitolato Mosche e ragni eh, adesso io volevo dare un'occhiata anche a quanto fosse lungo eh, per farci un'idea eh, anche della, delle prossime programmazioni allora 3 5 7 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 25, diciamo sì, sono 25 pagine quindi anche il prossimo capitolo sarà diviso in due parti Allora, bello il racconto e belle le illustrazioni, sì, direi di sì Poi vabbè, eh, in, questo, in questa seconda parte di capitolo, Gan eh, sì Gandalf, scusate, eh, Tolkien si è sbizzarrito proprio a fare le descrizioni dei luoghi Insomma, e si è impegnato anche un po' di più sui dialoghi eh, mi ha fatto molto piacere poter doppiare Torin eh, dopo un po' di tempo, perché era un po' di tempo che non lo sentivamo parlare così a lungo quindi mi ha fatto molto piacere poter, eh, poter leggere anche eh, intera delle interazioni con Torin, nonché le battute di Torin stesso. Allora, quindi, eh, detto questo, per quel che riguarda quindi la programmazione di questa settimana noi ci vediamo il 30, giovedì 30 settembre, eh, sempre alle 17 o alle 18, poi quello insomma robe, eh, no, eh, non è un problema. Però comunque sì, giovedì 30 con il quinto capitolo di Harry Potter il prigioniero di Azkaban che è intitolato Il Dissennatore. Esatto. E poi ci vediamo domenica 3, eh, 3 ottobre, scusate con la lettura del sesto capitolo di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban che è intitolato Artigli e foglie di te. Poi, eh, come abbiamo detto, eh, il prossimo capitolo dello Hobbit sarà diviso anch'esso in due parti perché sono 25 pagine, è una cosa è, è, è improponibile, è lunghissimo, però d'altra parte, come, come ricorderemo eh, anche nei film, per chi ha visto i film, il tratto di Bosco Tetro è molto lungo il quel segmento di narrazione è molto lungo. E quindi è, mi sembra anche chiaro e normale che sia, sia lo stesso, se non più lungo nei libri. Quindi ehm, dobbiamo organizzare anche la, eh, la programmazione della settimana successiva, che è la settimana che va dal 4 al 10 ottobre, allora, eh, qui c'è un tema in vero. Perché il, allora il 10 ottobre sicuramente non ci saranno dirette in alcun modo, no, è, è irrevocabile questa cosa perché il compleanno di mia madre ovviamente sarà la sua giornata e non ci saranno dirette in alcun modo. Perché ovviamente intendo dedicarmi a lei. Quindi ehm, io direi che essendo 25 pagine possiamo gestircele tranquillamente con una, una prima parte da 13 pagine e una seconda parte da 12 pagine tranquillamente. Così almeno non vengono neanche dirette eh, troppo lunghe, cioè verrebbero due dirette da una quarantina di minuti più o meno. Così almeno è più leggera per me che devo leggere e più leggera per voi che dovete ascoltarmi, invece che magari fare un, uh, un sermone di un'ora e quaranta di diretta per leggere un capitolo di 25 pagine. Non ci riuscirei in alcun modo, sono sicuro. E detto ciò, quindi, ehm, giovedì 30 e domenica 3 Harry Potter, poi eh, martedì 5 e mercoledì 6 Lo Hobbit, Vener poi venerdì 8 e sabato 9, capitolo 7 e capitolo 8 di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, che sono eh, il molliccio nell'armadio e la fuga della signora grassa. Quindi eh, questa è la seconda parte di programmazione di questa settimana più tutta la programmazione di settimana prossima, cioè della settimana successiva insomma. E poi se ci dovessero essere cambiamenti comunque in questa pianificazione ovviamente eh, ve lo dirò nel corso delle dirette e anche se non credo perché poi insomma levando ecco il compleanno di, eh, di mia madre il 10 e un altro evento il 30 eh, che sono i 25, le nozze d'argento dei miei genitori che ovviamente non ci sarò per nessuno se non per loro levando questi due, questi due eventi grandi diciamo a ottobre non ci dovrebbero essere particolari problemi per eh, la nostra programmazione però come, eh, vabbè, vi ripeto che comunque qualsiasi inconveniente eh, ve, lo riporterò, ve lo riporterò celermente e detto questo eh, io penso che per oggi possiamo concludere qui anche perché vorrei tornare a studiare eh, mi manca veramente poco per finire le lezioni di storia greca e per poi poter fisicamente prenotarmi l'esame e eh, sì noi siamo arrivati a 38 minuti e 55 secondi di trasmissione sono le 18.58 e penso che per oggi possiamo salutarci qui io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, eh, vi abbraccio virtualmente e mh, prende, ispirandomi a Don Rodrigo mi raccomando fate i bravi. Ciao ciao.